What was that? He looks a bit dorky. Yeah. Dopo il video dei 7 problemi di un exchange student, mi sembrava giusto fare il video anche dei 7 lati positivi di essere un exchange student. Apprezzamento alla mia maglietta, questi qua sarebbero i Beatles, però quella tavola da surf. Poi qua c'è scritto Gold Coast, però io sono della Sunshine Coast, cioè l'ho presa quando sono andato in vacanza. Computer, non perché mi sto facendo i fatti miei e mi guardo le robe su Netflix, ma perché ho la lista delle cose, se no mi dimentico. Iniziamo dal punto numero 1, interrompere la monotonia. Lo ammetto che io ho deciso di partire per questo periodo di tempo anche perché ero un po' stufo della mia vita di Milano. Perché ero stufo della scuola, ero stufo dei soliti amici, mi sembrava di essermi chiuso la testa sempre nelle mie solite comodità, mi sembrava di avere tutto troppo alla portata di mano, dei soliti voti, di prendere la metro alle 7:30 del mattino, sempre la stessa metro allo stesso orario, di arrivare a scuola e vedere le stesse facce tutti i giorni, uscire sempre alla stessa ora, arrivare a casa, studiare, quindi perché non andare 6 mesi dall'altra parte del mondo? Seriamente, interrompere la propria routine, spezzare la monotonia che si era creata nella mia vita mi ha aiutato un sacco. Punto primo, adesso ho una voglia pazzesca di tornare alla mia routine e non darò per scontato ciò che prima davo per scontato. Ho delle carte in più per tornare alla mia routine e migliorarne delle parti. Però aspetta, non vale se interrompi la tua routine facendo delle cose che non sono produttive per la tua mente e che non ti tengano in allenamento. Non è che interrompere la tua routine significa mollare la scuola perché non ti piace la scuola. Interrompere la tua routine significa fare qualcosa e ti faccia uscire dalla tua comfort zone e che quindi ti metta alla prova. Venire qua infatti per me è stata una sfida per vari motivi. Parliamo della lingua, la nuova famiglia, essere lontani da casa, dagli amici, dalle proprie comodità, di certo non sono cose che devo continuare a ripetere. Punto numero 2, crearsi una nuova vita. Che bello, credo sia il sogno di tutti. Allora, partiamo dal presupposto che io dico sempre faccio 6 mesi perché si chiama semestre, ma in realtà il tempo effettivo sono 5 mesi, sono 150 giorni. E rifarsi una nuova vita in 150 giorni non è facilissimo. Io sono qua da 123 giorni e solo dopo più o meno 100 giorni sono riuscito a chiudere le prime amicizie, instaurare un rapporto con i genitori, ospitanti, professori. Rifarsi una nuova vita è difficilissimo, però stai creando, stai decidendo di nuovo chi puoi essere senza rifare gli stessi errori che hai fatto nella tua vita. Ciò che sei è determinato dalle azioni che fai e da come le altre persone le interpretano. Tu arrivi qua e hai come un pennello in mano e puoi disegnare nelle menti delle altre persone chi secondo loro tu sei. Molto semplicemente, arrivi in un posto dove nessuno ti conosce e se tu ipoteticamente nella tua città sei uno sfigatello senza amici, puoi arrivare qua e fare il bullo, gang gang, eccetera eccetera. Molto estremizzato il tutto. Punto numero 3 che non mi ricordo, diventare indipendenti. Eh sì, se tu credi di essere indipendente, tu che sei nato, cresciuto e hai vissuto nella tua città, nella stessa casa, con le stesse persone, non sei indipendente. Io credevo di essere indipendente. Venendo qua mi sono accorto che ero sulla strada per, ma avevo ancora un sacco di tasselli da fare per l'indipendenza vera e propria. Ok, hai la famiglia, ma in realtà la famiglia fa veramente lo 0,01% delle cose che fa la tua vera famiglia in Italia. Almeno parlo del mio caso. Qui sei veramente autonomo. Un sacco di persone sottovalutano la gestione dei soldi, perché qua tu avrai una tua carta di credito, ti troverai a fare spese che in Italia non avresti mai fatto. Il mio caso è stato particolare, però ad esempio nella prima famiglia in cui il cibo, a volte mi è capitato di andare al supermercato e comprarmi il cibo, ma non comprarmi la barretta di cioccolato, a volte comprarmi anche proprio le cose per la colazione, cose che in Italia mi erano quasi scontate, quasi ovvie, perché mia mamma, facendo la spesa, conosce i miei gusti e me le compra normalmente. Indipendenza perché, non nel mio caso, ma molte famiglie lasciano che sia lo studente a fare la lavatrice. Può capitare che vi dobbiate lavare i vestiti, può capitare che ve li dobbiate stendere, può capitare, come nel mio caso, cosa che io rispetto del tutto, tutti i pranzi, sabato, domenica compresi, voi dovrete aprire il vostro frigo, prendere delle cose e cucinare il vostro pranzo. Ok, anche ogni tanto mi facevo da mangiare in Italia, però magari una o due volte a settimana dopo la scuola. Invece così è proprio entrare in una mentalità diversa. Vogliamo parlare della scuola? Che quando sono alla sveglia a Milano e sono tipo nah. Invece qua, se non ti alzi dopo la sveglia, a scuola non ci vai. Però in questo senso sei anche più responsabilizzato. Non ho mai saltato un giorno di scuola, non sono mai arrivato in ritardo. Indipendenza perché non hai nessuno che ti controlla. A volte mi capita di uscire di casa tipo il sabato e non devo dire ai miei dove vado. Mentre a Milano, se esco di casa il sabato sera, dico mamma guarda che vado qua, esco a quest'ora e torno a quest'ora. Qua esco, c'ho quello che voglio, vado dove voglio, torno quando voglio. Ho il coprifuoco, coprifuoco. La cosa dell'indipendenza secondo me è molto molto bella. Io adesso mi sento veramente cresciuto. Credo che quando tornerò avrò veramente, veramente, in questo senso,
penso una mentalità completamente stravolta rispetto a quando sono partito. Schere. Smorziamo un po' tutti questi discorsi filosofici, introspettivi, conscious, e parliamo di scoprire nuovi luoghi. Io sono partito ovviamente anche con l'intento di vedere posti nuovi. Perché ho scelto l'Australia? Beh, potevo scegliere l'America, potevo scegliere il Canada. Se avessi scelto l'America, non avrei potuto scegliere tipo New York, raga. Non si possono fare 5 mesi a New York. Me lo scrivono un sacco di persone sul profilo. Non si possono fare queste cose nelle città grandi. Scegli l'America, devi accettare di essere in un paesino di 1000, 2000, 10.000 abitanti. Quindi andare in America, sinceramente, in un paesino sperduto, magari, ok, ci sarebbe stato, però 5 mesi sono tanti. L'avrei fatto volentieri 2 settimane. Canada. Il Canada era la mia scelta. Il Canada è una bomba. Ci sono dei paesaggi pazzeschi. Le persone hanno un'apertura mentale che è di un altro pianeta. Parli un inglese perfetto. Qual è stato il problema del Canada? Piove 24 ore su 24, fa freddo 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Sinceramente, i miei inverni freddi me li faccio già in Italia, a Milano. E quindi ho detto, l'Australia. Allora, le cose che mi portavano a non scegliere l'Australia, che erano puramente stereotipi, erano due. La prima, parlano un brutto inglese. La seconda, gli australiani sono tutti surfisti, non pensano a nient'altro oltre che al surf, e pieno di insetti cattivi che ti mangiano, squali. Benissimo, non è vero. Parlano un brutto inglese, no. Per il livello di inglese che abbiamo noi in Italia, venire in Australia è come andare in Canada ed è come andare in America. Poi ovviamente sta a te scegliere che tipo di accento avere. Io ad esempio voglio avere l'accento British e non mi costa niente parlare con l'accento British. Venire qua ti serve per ampliare il tuo lessico. Ovviamente poi ascolti una pronuncia che non è quella perfetta, ma le parole che usano qua sono le stesse che usano in America e che usano in Inghilterra e che usano in Canada. Quindi di cosa stiamo parlando? Magari non ti dicono shower e ti dicono shower, ma qual è il problema? Capisci lo stesso e poi te la cambi nella tua testa e dici shower e non shower. Però poi ci si ride su today mate, Hawaii, as going mate, parlano tutto così, no? Però è divertente. Per quanto riguarda gli insetti cattivi che ti mangiano, squali, australiani che fanno surf, non è vero. Tanto gli australiani non fanno surf. Veniamo un gruppo di 50 australiani, fanno surf in 5, 6. Insetti cattivi, brutti, pericolosi, squali. Ok. In certe parti dell'Australia è vero. Ad esempio dove c'è mia cugina Townsville, lei ha un sacco di ragni, cose brutte che le camminano sui muri in camera. Io nella Sunshine Coast non ho mai riscontrato problemi con nessun insetto. Ce ne sono di più in Italia, secondo me. Ho sentito dei racconti pazzeschi, gente che si trova le tarantole nell'armadio, serpenti con un diametro così che ti attraversano la strada. Io, in 4 mesi, non ho mai visto niente. I miei amici più stretti, nemmeno. Quindi state tranquilli che non venite mangiati da un insetto se venite qua in Australia. Squali, ok. Di squali effettivamente ce ne sono. Ci sono persone che muoiono, non si può fare niente. A Milano muore una persona a settimana per un incidente di macchina. Qua gli incidenti in macchina non se ne fanno, muore una persona al mese per uno squalo. Compariamo le cose, questo è. Alright. Radio, che? Conoscere una nuova cultura, ovvio. Vai all'estero per scoprire una nuova cultura. Ho scelto veramente il continente dall'altra parte del mondo. Volevo andare nel posto più lontano. Potevo andare in America, ma di americano si vedono i film. Potevo andare in Canada, ma mi hanno detto che il Canada ha la cultura europea proiettata più verso la cultura americana. È tipo un mix. Ho chiesto informazioni riguardo all'Australia e c'era nulla. Nessuno mi ha saputo dire la cultura australiana è. Quindi ho detto, beh, andiamo a scoprirlo. Adesso ho nel mio bagaglio una cosa che in Italia non sa nessuno. Tu chiedi a un italiano, dimmi due cose che ti vengono in mente dell'Australia, ti dice surf, insetti. Invece no, ci sono un sacco di altre cose che non vi sto a dire adesso perché non è il video adatto. Comunque sicuramente uno dei punti perché ho voluto fare l'exchange student è stato scoprire una nuova cultura. Pensavo fosse un ragno. Abbiamo quasi finito, mancano due punti. Togliamoci quello un po' più ovvio, quello un po' più facile, che in realtà abbiamo anche già trattato prima. La lingua. Raga, diciamocelo, se non si sa l'inglese nel 2018 e in futuro non si va e non si andrà da nessuna parte. Io sono partito principalmente per la lingua. Adesso ho imparato l'inglese in questi mesi? Sì. Adesso ho un flow, uno speaking buono, devo dire. Devo esprimere un concetto, lo esprimo senza neanche pensarci. Riesco a parlare. I verbi finalmente li riesco a coniugare in maniera decente e non ho dovuto studiare grammatica sparandomi in testa. Che sto guardando tutti i film su Netflix in lingua originale senza sottotitoli, riesco a capire tutto tranquillamente. A volte mi scorro anche le robe su Instagram sul telefono e riesco comunque a seguire quello che dicono su Netflix. Quello che dicono i prof a scuola, a meno che non parlino slang australiano stretto, lo capisco. Una cosa su cui faccio ancora fatica sono le canzoni rap americane tipo Eminem, Kendrick, Lil Pump. Faccio veramente fatica, mi serve il testo per la prima volta, poi mi ricordo e riesco a capire. Però il rap americano è davvero difficile capire al primo ascolto. Writing, non so scrivere benissimo in inglese, lo ammetto. Il telefono fortunatamente ho il correttore, però mi rendo conto che se mi trovassi a fare un tema in inglese senza computer,
Benissimo, ultimo problema, non devo neanche aprire il computer, me lo ricordo. Spingersi oltre i propri limiti. Un altro dei motivi principali per cui sono arrivato qua. Come ho detto prima, io mi sentivo troppo a mio agio nella vita che stavo vivendo a Milano. Avevo troppe comodità, troppi amici, troppe cose semplici, anche la scuola non avevo più, oltre matematica che faccio schifo. Mi facevo la mia studiata, il 6 lo prendevo, provavo a prendere 7, ma cosa me ne fregava? Volevo dei limiti veri. È una cosa che non pensavo prima di partire, ma lo pensavo inconsciamente. Sono venuto qua e ho avuto tanti di quei problemi, ancora più di quelli che mi aspettassi. Figuratevi, ho cambiato 3 famiglie, ho preso tanti di quei pugni. Tutte le ferite che mi si sono create in questo percorso sono diventate sorrisi. Adesso ci ripenso col sorriso. Il bello di arrivare qua è che affronti veramente tutto da solo. Vai oltre i tuoi limiti perché sei obbligato a farlo. Però attenzione, non venite qua se siete obbligati da qualcuno. No, 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 non fatelo, è la cosa più sbagliata del mondo. Venite qua obbligati da voi stessi. Per quanto mi riguarda, uno dei miei limiti più grandi riguardava le amicizie. Nel senso, non è che non ho amici, in Italia sono pieno di amici, anche qua ho un sacco di amici. Il mio problema non era quello di socializzare con le persone, ma quello di portare avanti un rapporto con una persona nel tempo. So perché, ma io nella mia vita, a parte di qualche raro amico, non mi sono mai sentito parte di un gruppo. E sinceramente per scelta mia, perché non ho mai trovato un gruppo di persone che mi rappresentasse, che avesse i miei interessi. E udite udite, neanche qua l'ho trovato. Ma spingersi oltre i propri limiti è stato proprio adattarsi e stare in un gruppo di persone non con i miei interessi, ma con cui ho comunque passato dei bellissimi momenti, avendo pazienza, tolleranza, vedendo i lati positivi che avevano e lasciando un po' da parte i lati negativi. 31 minuti e 03 secondi di registrazione. Aspettano un paio di ore di editing, dai, non è così devastante. Grazie per aver visto questo video. Mi hanno ricordato che dovrei dire di mettere like al video e di iscrivervi al canale e seguirmi su Instagram. No, non me ne frega niente. Mi dimentico perché non me ne frega niente, sinceramente. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my cat and my snowboard. I'm sorry.